Cari fratelli e sorelle, buongiorno. È un po' strana questa preghiera dell'Angelus di oggi, col Papa ingabbiato nella biblioteca, ma io vi vedo, vi sono vicino. E anche vorrei incominciare ringraziando quel gruppo che si manifesta e lotta per i dimenticati di Idlib. Grazie, grazie a quello che fate. Ma questo modo di oggi pregare l'Angelus lo facciamo per compiere le disposizioni preventive, così evitare piccoli affollamenti di gente che può favorire la trasmissione del virus. Il Vangelo di questa seconda domenica di Quaresima ci presenta il racconto della trasfigurazione di Gesù. Egli prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e sale su un monte alto, simbolo della vicinanza con Dio, per aprirli ad una comprensione più piena del mistero della sua persona, che dovrà soffrire, morire e poi risorgere. Infatti Gesù aveva iniziato a parlare loro delle sofferenze, della morte e della resurrezione che lo attendevano, ma essi non potevano accettare quella prospettiva. Per questo, giunti in cima al monte, Gesù si immerge in preghiera e si trasfigura davanti ai tre discepoli. Il suo volto, dice il Vangelo, brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Attraverso l'evento meraviglioso della trasfigurazione, i tre discepoli sono chiamati a riconoscere in Gesù il Figlio di Dio, splendente di gloria. Essi avanzano così nella conoscenza del loro Maestro, rendendosi conto che l'aspetto umano non esprime tutta la sua realtà. Ai loro occhi è rivelata la dimensione ultraterrena e divina di Gesù, e dall'altro risuona una voce che dice: «Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo». È il Padre Celeste che conferma l'investitura, chiamiamola così, questa investitura di Gesù, già fatta nel giorno del battesimo al Giordano, e invita i discepoli a ascoltarlo e a seguirlo. Va sottolineato che, in mezzo al gruppo dei dodici, Gesù sceglie di portare con sé sul monte Pietro, Giacomo e Giovanni. Riserva a loro il privilegio di assistere alla trasfigurazione. Ma perché fa questa elezione di questi tre? Perché sono i più santi? No. Eppure Pietro, nell'ora della prova, lo rinnegherà. E i due fratelli, Giacomo e Giovanni, chiederanno di avere i primi posti del suo regno. Gesù, però, non sceglie secondo i nostri criteri, ma secondo il suo disegno di amore. L'amore di Gesù non ha misura, è amore, e lui sceglie con quel disegno di amore. Si tratta di una scelta gratuita, incondizionata, un'iniziativa libera, un'amicizia divina che non chiede nulla in cambio. E come chiamò quei tre discepoli, così anche oggi chiama alcuni a stargli vicino per poter testimoniare. Essere testimoni di Gesù è un dono che non abbiamo meritato. Ci sentiamo inadeguati, ma non possiamo tirarci indietro con la scusa della nostra incapacità. Noi non siamo stati
sul monte Tabor. Non abbiamo visto con i nostri occhi il volto di Gesù brillare come il sole. Tuttavia, a noi pure è stata consegnata la parola di salvezza. È stata donata la fede e abbiamo sperimentato in forme diverse la gioia dell'incontro con Gesù. Anche a noi Gesù dice: alzatevi, non temete, alzatevi, non temete. In questo mondo segnato dall'egoismo e dall'avidità, la luce di Dio è offuscata dalle preoccupazioni del quotidiano. Diciamo spesso: non ho tempo per pregare, non sono capace di svolgere un servizio in parrocchia, di rispondere alle richieste degli altri. Ma non dobbiamo dimenticare che il battesimo che abbiamo ricevuto ci ha fatto testimoni, non per nostra capacità, ma per il dono dello Spirito. Nel tempo propizio della Quaresima, la Vergine Maria ci ottenga quella docilità dallo Spirito che è indispensabile per incamminarci risolutamente sulla via della conversione. Angelus Dominus, Avet Maria. Et concepit Spiritu Santo. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto venti tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto venti tui Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni feciamo personibus Christi. Grazie a Tu, anche sum Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovium, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fideribus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto tutti voi che state seguendo questo momento di preghiera. Saluto in particolare i partecipanti al corso di formazione animatori di un nuovo mondo, di un nuovo modo di comunicare, i fedeli de Torrent in Spagna, il gruppo dei decorati di Corratto, i giovani di Coverciano, i bambini della prima comunione di Monte Odorizzo. Saluto l'associazione e i gruppi che si impegnano in solidarietà con il popolo siriano, specialmente con gli abitanti della città di Idlib e del nord-est della Siria. Vi sto vedendo qui. Costretti a fuggire dai recenti sviluppi della guerra. Cari fratelli e sorelle, rinnovo la mia grande apprensione, il mio dolore per questa situazione disumana, di queste persone inermi,
tra cui tanti bambini che stanno rischiando la vita. Non si deve distogliere lo sguardo di fronte a questa crisi umanitaria, ma darle priorità rispetto ad ogni altro interesse. Preghiamo per questa gente, questi fratelli e sorelle nostre che soffrono tanto al nord-est della Siria, città di Idlib. Sono vicino con la preghiera alle persone che soffrono per l'attuale epidemia di coronavirus e a tutti coloro che se ne prendono cura. Mi unisco ai miei fratelli vescovi nell'incoraggiare i fedeli a vivere questo momento difficile con la forza della fede, la certezza della speranza e il fervore della carità. Il tempo di Quaresima ci aiuti a dare tutti un senso evangelico anche a questo momento di prova e di dolore. Vi auguro buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Adesso mi affaccerò per vedervi un po' in tempo reale. Buon pranzo e arrivederci.